Ok, buonasera, benvenuti a tutti quanti e a tutte quante. Grazie di essere venuti e essere venute. Vi prego di accomodarvi, questo che sarà un pomeriggio all'insegna di un ascolto guidato, questo nuovo album di Vittorio Sabelli, che ringrazio per essere venuto a presentarlo qui da noi. E io adesso me ne vado, magari mi ficco sotto il tavolo perché diamo spazio subito alla musica. E sarà un ascolto un po' particolare, non so se qualcuno ha visto di cosa si tratta, meglio che non avete visto nulla. Lasciatevi stupire dalla musica. Giuseppe, io adesso mi alzo e tu fai partire play. Nel mese di settembre, la discesa dai monti è carica di malinconia. Le cime imbiancano e gli animali sono irrequieti, avvertendo l'inospitalità montana. Scasata, i pastori preparano la bisaccia e racimolano l'ultimo magro salario dal padrone. E prima dell'annottare si fa l'inventario dell'armento. Il padrone si avvicina al capomorra e gli uomini si allineano lungo la breccia, lasciando in mezzo a loro un breve passaggio libero, il guado. Yeah.
insieme alla mandria e ai pastori, si mette in cammino. Allora, accomodati. Oggi abbiamo fatto una cosa un po' particolare, no, io non sono come mia sorella, non so se lo sapete, non c'è la prefetta questa sera, però è stata un po' una provocazione questa di voler farvi ascoltare della musica non suonata dal vivo, anzitutto per la complessità che insomma questo genere ha in sé, perché per formare un brano metal è complesso, immaginiamoci fare dal vivo un album intero, ma tolto questo, ho voluto anche un po' lanciare questa provocazione nei confronti delle nostre orecchie. Quanto è difficile immaginare quello che stiamo ascoltando? Non so se avete colto, questo brano si chiama La Scasata, parla della partenza dei pastori. C'è una voce che narra e che ci guida, non so se siete riusciti a cogliere bene. Quanto è stato difficile per voi immaginare queste scene? Quanto è stato facile invece appoggiarsi alla musica e poi renderle più vive? Provocazione. Ma detto ciò, Vittorio, grazie tante che sei venuto, grazie davvero. Io, per me sei un carissimo amico, ma sei stato il mio primo maestro di musica e quindi con te c'è un rapporto sanguigno vero e proprio ed è un grande onore oggi per me presentare questo tuo lavoro. Non pensavo che sarebbe mai potuto succedere, ecco, invece. Senti, ma per chi non ti conoscesse, che sono pochi quelli in sala, ma magari abbiamo qualche ospite, no? La prima domanda che mi viene da farti è: ti ricordi, hai un ricordo preciso della prima volta che hai toccato uno strumento musicale? E se sì, di quale strumento si trattava? Allora, innanzitutto devo ringraziare, la chiamerei quasi la famiglia Di Nucci, perché come diceva D'Antonia, in questo posto ci ho presentato 15 anni fa il primo disco, poi siamo stati ospiti per altri anni, adesso era un po' che non ci venivo e effettivamente è come tornare un po' a casa, c'è un profumo, c'è un'aria proprio che è molto familiare e mi ha fatto piacere quando Francesco e Franco mi hanno contattato per presentare, diciamo presentare, questo album Transumanza, appunto. È difficile farmi parlare, io preferisco suonare, chi mi conosce lo sa, però è importante probabilmente, come diceva Francesco, entrarci in questo tipo di concept album, perché alla fine parliamo di un album incentrato completamente sulla transumanza e quello che c'è attorno. Non ci poteva essere posto migliore come questo dove ci troviamo per spendere due parole. Tornando alla parola tua, alla tua domanda, allora sì, c'è stato un momento quando è stata istituita la banda Città di Agnone dall'allora maestro però di Carpinone, Giovanni Colalongo, e io mi ricordo che poi non mi interessava suonare in banda, però mio padre è un grande appassionato da sempre di banda, mi mandò però con mia madre, che lo devo dire, non ci capiva niente. Morale, arrivo per ultimo in banda e il maestro, mi ricordo, mi posso mai dimenticare questa cosa, dice: ok, è rimasta una tromba o il clarinetto. La scelta era un po' a dare, un po' così, a sasso carta forbice. È uscito il clarinetto, ma è uscito casualmente, le probabilità erano 50 e 50. Ma scelto... E da lì il clarinetto è diventato la mia vita. Senti, ma hai scelto il clarinetto o il clarinetto che hai scelto te? Questa è un'altra bella domanda che non ci ho mai pensato. Può darsi che era un segnale, probabilmente gli piaceva più il nome, doveva non sapeva neanche così. Cosa. Doveva andare non così. È che erano rimasti gli strumenti, secondo me. Erano questi due. No, doveva andare così, cioè doveva arrivare un po' più tardi e quindi doveva rimanere. Probabilmente sì. Probabilmente sì, e poi il clarinetto è diventato il mio lavoro, è la mia vita, è tutto quello che cerco di di fare con la musica. Io mi aggancio a questa cosa perché mi permetto di dire due parole su Vittorio Sabelli. Vittorio Sabelli, come adesso ti faccio un po' la biografia, va bene, correggimi se sbaglio. Nasce come appunto un musicista classico, parte dalla banda, poi inizia a fare un percorso di studi, diciamo ordinario. Tant'è vero che inizia a lavorare con l'Orchestra del Molise, quindi fino a qui percorso
classico, immaginiamo anche il clarinetto come uno strumento abbastanza ordinario. Poi ad un certo punto però hai iniziato a sentire forse un'anima un po' più jazz dentro di te e quindi hai deciso di cambiare un po' rotta, vero? Ed è qui che quindi nel 2010 sei uscito col tuo primo album One Way, standard jazz, quindi rimaniamo nel mondo jazz. Nel mentre io mi aggancio, perché ho avuto questa piccola esperienza di vita con lui, io ero più basso del clarinetto quando ho iniziato a studiare con lui il clarinetto, verità, ero proprio bassissimo. Quindi mi ricordo queste lezioni a casa sua, casa del nonno, mitico, e mi ricordo che però lui è sempre stato una persona che si è lanciato e mi ha lanciato verso la sperimentazione, perché se posso utilizzare un aggettivo, per me tu sei proprio lo sperimentatore assoluto. Perché ecco, non è, io non ti ho mai sentito suonare classica, anche quando mi facevi suonare il metodo classico, poi dopo un po' come dicevi ok basta, metti il disco che iniziamo a fare un po' di jazz, iniziamo a fare un po' di blues, e ho un ricordo proprio lucidissimo della prima volta che ho visto una loop station. Per chi non sapesse cos'è una loop station, è uno strumento digitale che permette di ripetere in loop, quindi ripetere in continuazione dei suoni che si possono scegliere. E quando io vidi questa cosa qui, dopo 5 minuti sentii una composizione complessa fatta da un solo uomo. Perché con una loop station tu puoi registrarti 30 secondi di, diciamo, una, non so, un pezzo di basso con il clarinetto, poi sopra ci puoi mettere la voce principale, poi puoi aggiungerci un'improvvisazione, quindi in pochi minuti puoi costruire un brano da solo. E quindi questo è proprio lo strumento dello sperimentatore, e io ho avuto la fortuna di vederlo in mano a lui. Quindi quando dico per me lo sperimentatore è Vittorio Sabelli, ho questo ricordo lucidissimo. Ecco, questo tuo spirito sperimentatore poi ti ha portato l'anno dopo, il 2011, a fondare questa Revolution Band, dove lui praticamente ha iniziato a cambiare un po' la storia. Ha fatto un disco jazz in cui ha iniziato a metterci elementi di rock, giusto? Cosa che hai anche presentato qui, abbiamo avuto l'onore di averti qui. E quindi pian piano immaginate che dentro Vittorio questo sperimentatore sempre più forte inizia a tirare dei pugni a questa musica classica, a questo, diciamo, questo percorso di studio ordinario, e pian piano siamo arrivati ad avere allo stato attuale un artista, un compositore che sì, ok, fa jazz, poi fa del jazz con del rock, poi inizia a fare il chorando, quindi questo coro brasiliano, sempre con il clarinetto, e poi sconfina nel metal. Metal, per chi non lo sapesse, è un genere di rock molto spinto. Infatti oggi presentiamo un album metal, ok? La cosa bella di Vittorio Sabelli è che però lui non è che va a tappe, fa le cose in contemporanea. Quindi lui ha più progetti aperti in contemporanea. Cioè lui adesso suona metal, ma suona anche chorando, ma continua a suonare probabilmente ancora jazz. Sì, questo è essenziale, questa cosa. Quindi questo è essenziale. Ti paralizzi su una cosa, diventa troppo anche ossessionante per la mente. Ti volevo infatti domandare questa cosa. Quando hai sentito la necessità di iniziare a comporre? Perché non è semplice farlo. Quando hai sentito la necessità? Allora, comporre è sempre una parola abbastanza difficile, perché quando penso ai compositori penso a Beethoven, a Bach, a Mozart, quindi diciamo che più che compositore, sì, forse la parola esatta è sperimentare, perché mi piace, sono curioso di capire il clarinetto dove poteva andare, dove può ancora andare. E la necessità di comporre, allora, faccio giusto una premessa, io ho scoperto la musica metal abbastanza precocemente, avevo 13 anni, 14 anni, e da allora mi ero proprio prefissato che prima o poi avrei dovuto mettere, fin quando non ascoltavo il clarinetto in quel tipo di musica, perché il clarinetto poi è uno strumento molto versatile, parte dalla classica fino alla musica folk, musica da banda, musica sinfonica, jazz. Però nel metal ancora non si sentiva questo clarinetto. Sting lo ha utilizzato, in molti lo hanno utilizzato. E allora ogni X anni
provavo a fare qualcosa, a inserirlo nel metal, ma con risultati, dico la verità, abbastanza, diciamo, non interessanti da poter proseguire. Non mi davano carica, ok, da spenderci energie e quant'altro. Il fatto di comporre è stata un po' una necessità ma naturale. Dico la verità, le prime cose le ho iniziato a fare col jazz, sono stati i primi album, One Way versus, quello che diceva Francesco, 2010-2011. E nel frattempo continuavo a provare a mettere il clarinetto nel metal, però probabilmente sbagliavo indirizzo metal, perché anche il metal è musica, sì, un genere molto particolare, però ha varie branche, varie strade, dice un metal più sinfonico, un metal un po' più trescioso, si dice, l'heavy metal classico, che poi arriva dall'hard rock, che arriva dai Black Sabbath, dalle Zeppelin, arriva da quel filone di fine anni 60, anni 70, e da lì si aggancia col punk, si mischia, diventa così, hard rock, heavy metal, AC/DC e quant'altro, e poi si è estremizzato molto, e anche e soprattutto nella parte, nel nord Europa, in Norvegia, in Svezia, nella penisola scandinava, magari ne parleremo più in là. Necessità di comporre, sì, perché dovevo mettere sto clarinetto nel metal, non era possibile, il clarinetto non ci stesse, cioè per me era assurdo, perché era un qualcosa che andava fatto e avevo proprio questa esigenza, questa necessità. Quindi ogni tanto cambiavo, ho lasciato l'orchestra sinfonica perché mi sono dedicata al jazz, lasciata, perché poi per me è stop, mi devo dedicare completamente al jazz, mi sono messo un decennio a fare solo jazz, a studiare, quant'altro, ho lasciato anche il metal quel periodo, però poi le cose giovanili, le passioni giovanili, quelle adolescenziali ritornano sempre. E sto metal alla fine è riaffiorato e da lì è nato questo progetto che si chiama Dawn of a Dark Age nel 2014, che è partito però da un viaggio in Norvegia, magari lo affrontiamo. Ok. Di passare al prossimo brano, perché noi abbiamo pensato di fare un ascolto di 3 brani, il secondo ho lasciato il testo se a qualcuno può servire, ne ho ancora altri, che sarebbe Transumante, dura un po', sono 10 minuti d'ascolto, però è un bel viaggio, quindi se qualcuno vuole può anche chiudere gli occhi. Però prima di passare al prossimo brano, ultima cosa, mi viene a domandarti, forse è banale, non lo so, hai dei posti del cuore dove riesci a trovare la giusta concentrazione per comporre, ti lasci ispirare un po' invece in un qualunque posto? Penso a transumanza, penso all'argomento trattato, ma sarà un punto di una prossima domanda. Mi viene da dire questo, secondo me l'hai generato un po' da queste parti. È impensabile che hai potuto fare in Trentino Alto Adige. No, assolutamente. Transumanza, che tra l'altro è il terzo disco di una trilogia dedicata al Sannio e ai Sanniti, che è iniziata con la Tavola Oscar del 2020 e con le Forche Caudine del 2022. Transumanza è l'ultimo album uscito lo scorso dicembre. E allora, i posti, sì, allora, sicuramente è un tipo di musica, ho tirato in ballo prima la Norvegia, la penisola scandinava, perché? Perché il genere di metal che blendo molto è metal molto estremo, con voci molto estreme, e però c'è sempre qualche elemento che riporta da queste parti. C'è tanto folk, c'è tanto jazz, c'è la banda. Nei dischi dedicati al Sannio e ai Sanniti c'è sempre la banda, che è stata la mia prima, come abbiamo detto inizialmente, è stata la mia prima esperienza, e non può mancare anche un estratto, anche 50 secondi, un minuto, due minuti, la banda deve esserci sempre. Il folk anche, magari un po' rivisitato, come ce l'ho in testa, per proseguire un discorso, essendo un concept album che parte dalla scasata, e da quando partono i pastori, da settembre, a quando rientrano a maggio, accadono cose. Io ci ho visto alcune cose, alcune sono anche un po' fantastiche, ma poco, perché anche negli altri album, dico la verità, quando ho iniziato a comporre sui Sanniti, dopo una mostra di Nicola Mastronardi, La Tavola degli Dei, ho cercato di documentarmi il più possibile, possibile, ho veramente fatto stalking a persone, a studiosi, a iniziare da Nicola, anche ad altre persone che hanno studiato, sono andato sui luoghi a vedere dove poteva essere stata ritrovata la Tavola Oscar, ci ho speso ore, giorni, questa è curiosa perché degli americani
hanno fatto una recensione, dicevano: si sente il vento, si sente le cose, ma che album è? Ma quello ci sta là sopra. Lo so che loro non si riescono a fare un'idea. Io volevo capire che cosa provavano i Sanniti con questo orto sacro, questo Urs, immaginarmi questo rito che è scritto sulla tavola osca, questi sacrifici, questi rituali, e ci ho speso del tempo, ci ho speso tanti giorni a stare là come quasi in eremita. Però è importante, così come transumanza, mi sono fatto un po' di passaggi sui vari tratturi a cercare di capire, a cercare di immaginare, a tornare indietro di qualche secolo e niente, per cercare di dire meno fandonie possibile, perché lo stesso per le forche caudine, sono stato sul luogo vicino a Frasso dell'Esino dove si presume, perché sono due posti in gioco dove 16.000 pare, due legioni romane sono state messe a giro, diciamo la più grande umiliazione della lupa è stata inflitta dai Sanniti, quindi questo parliamo del 321 avanti Cristo. Quindi queste cose ho cercato anche su transumanza di rispecchiare il più possibile le fonti che abbiamo, poi non sono tantissime, su transumanza probabilmente sì, ma sulla tavola osca parliamo dei riaperti di 2400 anni fa, le forche non possiamo neanche chiamarla battaglia perché battaglia non c'è stata lì. Però è stato importante sia per i Sanniti che per i Romani, perché lì i Romani sono diventati veramente i Romani, da quando sono usciti veramente, diciamo, ci hanno sodomizzati e veramente umiliati, ritornati senza cavalli, senza armature, senza niente a Roma, con gli stracci, e da là i Romani sono diventati forse la più grande potenza che c'è stata da 2500 anni da questa, a questa parte, anche per merito dei Sanniti, perché uno dei due popoli, senza allungarmi troppo sulla storia, lo lascio ad altri, solo per il mio piccolo, dovevano o i Romani facevano il mondo o lo facevano i Sanniti, è andata bene i Romani, ma quelli sono stati gli dèi. Chiudiamo questa parentesi e mi ricollego solo al discorso composizione, sì, cerco di buttare dentro a Donova d'Archeggio le mie esperienze, tutte le mie esperienze, cercare di essere il più sincero possibile, dico la verità, non ho studiato composizione in conservatorio, ma mi piace provare a raccontare delle storie, poi accadono delle cose in maniera abbastanza cruenta, dico la verità, perché comunque quando ho fatto ascoltare le forche caudine a Nicola Mastronardi ha detto: Madonna, ma questo è truce. Ha detto: ammazza, ma non è truce quando è quello che scrivi tu sul libro. Ammazza, questi si scannavano, era sangue, era sempre guerra, era sempre battaglie. E le battaglie non è che possiamo mettere la musica folk, la musica popolare. Le battaglie erano battaglie, quindi la musica per me è questo tipo di situazione che rispecchia, non lo so, possiamo dire i nostri antenati Sanniti, possiamo dire il Sannio, possiamo chiamarlo come vogliamo. Quindi ho cercato di mettere dentro al progetto Donova d'Archeggio un po' tutte le mie esperienze pregresse, dalla banda fino a passare al jazz, al folk, alle varie contaminazioni che ci sono state. Perfetto, grazie. Possiamo andare col prossimo ascolto, noi ci lasciamo la scena libera.
Vittorio Sabelli se lo merita. Un altro applauso, perché grazie. La scelta di questo brano è stata un po' voluta perché non siamo abituati a ascoltare, parlo almeno per me, musica metal. È un genere che in Italia si conosce molto poco, però questo è proprio l'emblema di Vittorio Sabelli, perché qui non c'era solo musica metal, è stato un percorso vero e proprio, come se fosse quello di un pastore transumante che magari inizia ad affrontare la strada con tutti i timori, e quindi magari sentiamo tutto, anche questa batteria che incide moltissimo, queste sonorità così aspre, e poi a un certo punto il disco si appiattisce e poi inizia ad essere un po' più dolce, e qui siamo sconfinati nel folk. Mi diceva Vittorio che quella parte lì è una delle parti che gli piace un po' di più nell'armonizzare degli strumenti particolari che adesso ci dirà lui. Questa sperimentazione, ok? Quanti di voi avevano ascoltato mai metal in vita loro prima di oggi? Nessuno? Ok, maestro Palino. Che ve sembra? Eh? Allora. Ieri sera sono andato a dormire intimorito da me. Allora, fa parte. Ma può piacere o non può piacere, mica stiamo dicendo che deve essere sconosciuta per noi, infatti. Infatti. Coetaneo che ascolta metal. È innamorato del metal. Io stasera invece sto notando, vabbè, forse grazie a Vittorio. Un ascolto guidato. Poi può piacere o non può piacere, Vittorio, possiamo anche dire non mi piace questa allora, storia. Allora è tutto estremizzato qui, dico la verità. Estremizzato perché fondamentalmente sono io estremista. Estremista a scegliere, come diceva Francesco, a spendere 7 anni per fare un disco come Transumanza, che è stato il primo disco che ho iniziato a affrontare quando mi sono accorto che non c'era veramente della musica per i Sanniti e per il Sannio. E proprio durante questa mostra non mi posso dimenticare. Che poi è stata anche una coincidenza, perché stavo andando via, mi ricordo a fine estate, che non so perché ero passato dalle parti di Piazza Plebiscito, ho visto la mostra, sono entrato, e da lì gli ho chiesto, ho detto tranquillamente... La mostra Tavola Osca, quella che sì, fu fatta... Sì, mostra Tavola Osca 2016 probabilmente, e niente, da lì mi è scattato qualcosa, ho detto ma perché i Sanniti non hanno musica? I Romani in teoria sì. Beh, sono antiroma, no. Diciamo che anche il cognome va un po'... è inevitabile, quindi questa presa di posizione. E che poi la musica anche che si attribuisce agli antichi romani è opinabile, molto opinabile, perché non sappiamo bene. Diciamo che anche cinematograficamente ci hanno... abituato a un tipo di sonorità che si rifà lì, ma non abbiamo veramente nessun tipo di certezza, nessun tipo di fonte che attesti che c'erano quel tipo di strumenti e che quella poteva essere la musica ascoltavano gli antichi romani 2400 anni fa. Penso che nessun musicista, compositore direbbe che era quella. Però, tornando a un discorso estremista sì, perché tutte le melodie, tutte le armonizzazioni, il fatto di timbri, a me una cosa che piace tanto è cercare dei timbri che non sono usuali per il mio orecchio. Quindi perché 7 anni per fare un disco di 40 minuti? Sì, sono tanti, sono, come diceva Francesco, sono nauseato delle cose, quando li finisco i dischi io non li voglio neanche vedere, no, sentire, no, faccio fatica a vederlo, faccio fatica perché ci ho speso, ma neanche lo voglio... Però doveva andare così, quella è la cosa bella, quella è una ricerca che mi piace fare, quindi ogni melodia la provo con 20 strumenti diversi, li provo a mettere insieme o armonizzarli con altri 20 strumenti diversi, e quindi magari ci spendo un mese solo per quella melodia di 30, 40, 50 secondi, poi magari dopo un mese non mi piace e la cancello. Quindi e si rinizia fin quando sei contento, sei soddisfatto e dici... Ok, questo è un colore che mi piace, il colore che non ho ascoltato, tipo nella parte centrale, quella più folkish, si sentiva, c'è un organetto datato 1940 circa,
insieme a una zampogna e insieme al clarinetto. Ma chi l'ha suonato questo organetto? Questo è un organetto del nonno di mia moglie. Io sono sull'organetto così, sono incapace, lo ammetto. Però sei un po' l'istrumentista. Possiamo dire quanti strumenti hai suonato in questo disco almeno? Cioè. Ma sì, togliendo le voci, la batteria, la zampogna, i cori, il resto diciamo me la sono cavata io. E solo che volevo quel colore, quell'organetto mi piaceva anche un po' stonicchiato, quindi c'era questa cosa che riportava un pochino, non era proprio preciso, insomma ho fatto io tasto per tasto, suono per suono, alla fine l'ho assemblato con la melodia che volevo e ci ho speso una marea di tempo e dicevo perché non chiami uno che sa suonare l'organetto, perché doveva suonare quell'organetto in quel modo. Quindi lavorando nota per nota e quant'altro, diciamo queste cose le faccio spesso, quando non hai magari della materia prima, materiale umano per poter fare delle cose, dici ok, però sai che non è neanche male che è un po' stonato questo organetto che riporta un pochino a un discorso più rurale, un po' più vicino a noi, quindi è una cosa troppo precisa, la batteria è perfetta, tutto il resto magari cerco di renderlo il più preciso possibile, il più perfetto possibile, un disco che spero che rimanga negli anni, questa cosa è importante, quindi deve essere realizzato anche magari forse fin troppo lavorato per essere, si dice in griglia, per essere a metronomo e quant'altro, veramente c'è un lavoro minuzioso di anni, tanti anni, però fin quando non sono soddisfatto non esce il disco, quindi potete aspettare pure altri 10 anni, transumanza e... Quindi diciamo che solo nel momento in cui ogni secondo, dall'A alla Z, quella che io chiamo visione aerea del concept album, la partenza dei pastori, da quando fanno la conta delle pecore, degli armen, delle mucche e quant'altro, a quando ritornano che suonano le campane. Quella è la mia visione aerea del disco, ma in ogni disco. Non penso a una canzone, non mi interessano i 2 minuti, 3 minuti, la commercializzazione, no. Mi interessa mettere in musica le mie esperienze con quello che ho in testa, con cose che non ci sono soprattutto, perché transumanza, non nego che anche il discorso di fare un vinile che attualmente ha dei costi veramente pazzeschi, però ho trovato delle etichette, delle label che lo stanno promuovendo molto bene e soprattutto i Sanniti, li stiamo facendo conoscere un piccolo tassello, questo sono contento anche fuori dall'Italia, quindi... Quando magari scrivono dall'America, dalla Francia, Sanniti, qualche amico è venuto dalla Francia, dalla Germania a vedere il Tempio di Pietra Abbondante perché non sapevano neanche chi erano. Poi hanno capito la tavola Osca, le forche caudine, allora si sono incuriositi, sono venuti da queste parti, siamo andati a vedere un po' i posti che, e qui ce ne sono, per fortuna. Siamo andati a vedere l'aria, i suoni di Monte San Nicola, dove si presume che ci sia sotterrato ormai questo orto sacro. E niente, questo è un po'. Non so se diciamo gli annesi perlomeno hanno riconosciuto la voce, era Nicole Massanisso, un'altra nostra concittadina. Ci sarà un'altra sorpresa nell'ultimo brano, c'è un altro nostro concittadino. Vittorio ha detto una cosa molto importante a mio avviso, almeno per chi è attento alla scena musicale. Noi attualmente stiamo vivendo un periodo in cui quello che ascoltiamo in radio è musica che si deve consumare come fosse una lattina di Coca-Cola. Tendenzialmente un brano musicale dura 2 minuti e 50, deve essere venduto in questo modo. E spesso e volentieri sono brani che vengono venduti con dei personaggi che vengono messi per promuovere, non sono cantanti, sono dei personaggi che devono promuovere quel disco che viene scritto da altre persone e che poi magari dopo qualche anno o anche qualche mese, lo dicevamo prima, praticamente scompaiono. Abbiamo appena sentito Vittorio dire invece una cosa importante, cioè se a me... quella roba lì, quel dettaglio lì non piaceva e ci volevano altri 10 anni per farlo, io ci mettevo 10 anni. Questo è, a mio avviso, una cosa a cui dovremmo stare molto attenti. So che non è semplice, però magari ecco, occasioni di questo tipo ci possono aiutare a scoprire che c'è un altro mondo oltre quello che ci fanno sentire le radio, ok? Poi ci può piacere, non ci può piacere, però è bene contaminarsi. È bene contaminarsi come un po' il titolo che si è scelto per questa occasione, transumanze sonore e migrazioni tra nord e sud.
Questa è una contaminazione nel vero senso della parola, perché la musica metal, correggimi se sbaglio, è il principale appannaggio del nord Europa, no? Possiamo allora sì, dirlo. Il black metal è nato in Scandinavia, in Norvegia, anche il discorso della voce maschile, che posso capire che orecchie non abituate è fastidioso. Sì. È fastidioso. Beh, loro nasce da un discorso notte e giorno, lì hanno per molti mesi l'anno praticamente 20 ore di notte, hanno 20 ore di buio e sono molto alienati. Conosco tanti musicisti, per fortuna, da quando ho iniziato, che poi è nato in Norvegia, tutto il progetto da un viaggio in Norvegia. Adesso ne parliamo. In non a caso. E quelle voci sono quelle che loro devono riprodurre, perché? Perché di notte ascoltavano, sentivano i lupi. I lupi. Quindi tanti musicisti, tantissimi musicisti, soprattutto i cantanti, avevano questa fobia del lupo la notte, l'ululato, l'ululato. Immaginati da bambino, cioè questi lupi, e poi nasci comunque... con una condizione psicologica che ti porti avanti negli anni, e quando arrivi a tirarla fuori prima o poi, se no dai magari di matto, e allora loro, il loro è ritirare fuori questi ricordi di quando erano bambini. E quindi il discorso è chiaro che ascoltandolo così è effettivamente è tanto estremo e tanto anche brutta, magari tra virgolette, come voce, però è un tipo di voce che si rifà in quel... Io ho cercato di prendere sì il discorso del cosiddetto black metal, si chiama questo genere, che nasce lì, ma l'ho voluto come dire, agnonesizzare, ecco. Perché ci deve, cioè, prima hai fatto una domanda: dove componi, dove fai? Sicuramente non al mare dove vivo. Al mare, cioè, non è roba che si può fare col caldo, è... deve essere un po' ostile l'ambiente. L'ambiente deve essere sicuramente autunnale, invernale, deve essere sicuramente a quei connotati, abbastanza freddo, anche sì. A livello di batteria comunque molto rigida, molto serrata e quant'altro. E dici, quello che faccio giù è mettere sicuramente le melodie, perché quelle, diciamo che mi ci trovo proprio la sensazione bene. Però la parte più aggressiva e quant'altro deve stare in alto. Quindi stare... questa tua contaminazione, questa tua voglia di portare un genere così lontano da noi, appunto che nasce in Scandinavia, qui in Italia, qui in Molise, qui ad Agnone, quando è nato? Raccontiamo questa storia qui. Perché io mi sono segnato una data, 2010, una visita, un viaggio in Norvegia ti ha riaperto una porta. Che eh sì, poi alla fine è un po' quello che dicevo inizialmente, che ogni tot anni provavo sempre a mettere questo clarinetto in alcune cose con la chitarra che facevo, ma sempre i risultati, forse non era quella strada di cui parlavo prima, non erano i generi giusti, non erano quelli in cui si mischiava meglio. E da un viaggio in Norvegia, ammetto, la patria, è scattato qualcosa, diciamo... non lo nego, su una tomba del pioniere, di colui che ha creato questo genere musicale, che è molto davvero molto particolare, ma non solo per la... ci sono stati degli anni molto bui in Norvegia per il black metal, era su tutte le prime pagine per fatti, perché loro volevano tornare al paganesimo, quindi ci sono state chiese incendiate, le chiese di legno che avevano chiese veramente antiche. C'è stato un movimento anche non particolarmente bello, assolutamente no. E adesso si studia all'università, in Norvegia si studia il black metal all'università. Ma mi avviso, mi viene spontaneo dire, fa parte della loro cultura. Fa parte della cultura, sì, sì, nel bene e nel male, perché okay. Poi ci sono stati episodi gravi, episodi da condannare, okay, assolutamente. Non a caso Euronymous. Ecco, era proprio lui il personaggio di cui, e lì è scattato qualcosa, dico ok, proviamo col black metal, e da lì è nato questo progetto Donova Dark Age, il primo brano... L'ho scritto a Monte Castelbarone, prima di questo trittico sui Sanniti, sono stati 5 album che si chiamano The Six Elements. Il quinto ha a che fare con il Corpus Domini di Campobasso, con i 13 misteri, e sono andato anche a scocciare lì un po' di persone per entrare a pieno nelle... sì. Senti, questo, cerco di rendere il più... sincero possibile, quello che voglio dire nella musica. Torniamo al discorso, musica commerciale? No. Musica impegnata? Sì, perché
le prime letture, ma lo dico anche a chi ascolta questo genere di musica da 20, 30, 40 anni, che gente che segue tutti i miei progetti, che oltretutto ad archeggia anche altri, e devi dedicarti 40 minuti con i testi davanti. Quella è una prima scrematura. Se io ci ho messo 7 anni, tu non lo puoi liquidare con un ascolto, certo. Mi piace o non mi piace. Deve essere più impegnativo. È come la Gazzetta dello Sport, è un libro impegnato di un qualsiasi scrittore o una scrittrice, che sia uno Stephen King, lo dico perché è uno tra i miei preferiti, eroi da sempre. Cioè, quindi bisogna capire che cosa vogliamo. Ci vogliamo impegnare a riascoltare qualcosa, a rientrare... Perché la nostra attenzione, ma anche la mia, lo ammetto, nonostante ascolti musica da ormai veramente da tanti decenni e la continuo ad ascoltare ogni ora del giorno e soprattutto della notte, e faccio fatica anch'io, ammetto, però a volte quando trovi le cose che dici wow, qua ci abbiamo da dire qualcosa, cioè questo gruppo, questa cantante ha da dire qualcosa di nuovo, mi impegno, ok, voglio spendere 40 minuti, 50 minuti con te. Beh, 40 minuti si possono fare. Sì. Poi magari uno dice, ok, non mi piace. È anche una curiosità da parte dell'ascoltatore di entrare in un mondo ostico, in parte. Dico in parte perché c'è anche una ballad pop dentro transumanza, non c'è solo del metal, del folk. Quanto a lui c'è anche una ballad che si chiama Tra cielo e mar. E, quindi dipende da quello che vogliamo noi. Se vogliamo. Senti, ma una domanda un po' più cattivella. Ti è mai successo che in questo percorso di inserimento del clarinetto in un genere così particolare c'è stato un giorno in cui hai detto ma secondo me ho preso una cantonata? Allora, quando ho iniziato a comporre The Six Elements, allora il mio risultato era mettere il clarinetto nel metal e ce l'ho messo col primo album, l'ho iniziato a fare girare, a mandarlo in giro per il mondo, a mandare queste copie, un'edizione limitata, l'ho autoprodotta, a mandarla in giro, e mi ricordo che dalla Germania mi fecero una recinzione dove misero 2, bellissimo, 2 decimi. È importante, all'inizio rimani un attimo sconvolto, come gli americani di Tavola Osca, che hanno messo 3 decimi, perché è chiaro che non riesce a entrare lì, ma non è il voto in sé, è qualcosa che ti fa crescere, dice allora cerchiamo di capire qual è il problema. Poi il clarinetto, devo dire questa cosa che è simpatica, lo riconoscono probabilmente su 20 recensioni, 2 o 3 persone dicono che è un clarinetto, le altre ancora dicono che è un flauto, un sax, siamo ancora, quindi questa cosa è simpaticamente, perché sta entrando. Però dopo 10 anni, dico la verità, all'inizio è stata un po' dura, cantonate sì, però sono stati importanti, diciamo ok, tu non sei abituato ad ascoltare questo tipo di suono, questo tipo di sound, di colore, di strumento dentro quel genere, perché è un genere che ci stanno le chitarre a motosega, chiamano tipo mandolino, quella roba che si sente, molto classico di questo genere, batteria, voci estreme, basso, molto scarna come situazione. Io l'ho provato un po' a, non dico a nobilizzare, a metterci dentro elementi che vengono dalla musica classica e quant'altro. Quindi dopo questa prima fase che sono rimasto un pochino ammazza, oh, ma che è proprio brutto, ho detto, allora, io sono molisano, sono d'Agnone, dobbiamo vedere chi vince qua. E quindi, provando, riprovando, disco su disco, adesso ammetto, e ne sono fiero, dopo 10 anni dall'uscita del primo album, che la gente riconosce me, Donova d'Archeggio, dal clarinetto. E quindi è un elemento distintivo che per me è il top che potevo pensare 10 anni fa, 12 anni fa, quando ho iniziato a creare questa cosa qui. Beh, io mi potevo firmare già al primo o secondo album, perché ormai il mio divertimento, tra virgolette, la mia curiosità era già stata sfamata, cioè avevo già mangiato, quindi stavo... Però poi ti piglia la mano, inizi a conoscere musicisti, inizi a vedere anche recensioni che si abituano a quel suono, e allora ti iniziano a contattare, dicevo, ma perché non facciamo una ristampa, perché non facciamo uscire un'edizione particolare? E così mi sono, dico la verità, dai primi 3 album autoprodotti... alla fine c'è stata curiosità da parte di label sempre underground di un discorso affine al genere musicale,
che si sono aperte e che adesso per fortuna ci riesco a collaborare, a lavorare bene. Cioè, so che finito un disco già so chi lo produce, lo promuove e quando non devo fare altro, cosa che inizialmente devi farla tu perché lo mandi in giro, ascolta. Beh, era un po' un ripartire da zero con qualcosa di nuovo, perché col jazz mi sono divertito tanto in quei 10 anni, ho suonato con musicisti importanti, abbiamo fatto esperienze importanti in Italia, in Europa, in giro. E però questo discorso è un discorso che io sento molto più intimo, perché mi tocca veramente il posto dove sono nato, cioè mi tocca veramente nel profondo. E come dicevo, ci sta veramente quello cosa. Io ho iniziato qua a suonare, ho iniziato nella banda, ho iniziato anche a insegnare, ho iniziato qui ad Agnone, al laboratorio musicale della scuola media che c'era, ecco. Quindi la pastorale, che sono da quando avevo 10 anni, ci stanno degli estratti, non su Transumanza, su altri album, che figurati, neanche ricordo, però ci stanno cose che, secondo me, devo essere sincero con me stesso e con chi l'ascolta, quindi deve ascoltare un po' quello che sono io, che continuo a parlare dialetto anche con persone con cui mi rapporto di e su, questa, di giù, da tutte le parti. Questa cosa l'ho notata perché, diciamo, per affrontare un po' questa giornata oggi, ho cercato di ascoltarmi un po', a riascoltarmi un po' tutto. Effettivamente tu, Agnone, in un modo o nell'altro ce lo ficchi sempre, sempre, sempre. E diciamo, lo facciamo un applauso a Vittorio per questa cosa. No, ma grazie. Senti, ci stiamo incamminando un po' verso la fine. Prima di farti proprio l'ultima domanda, parliamo un po' di questi che sono i progetti paralleli. Perché come ho detto prima, Vittorio, non è che adesso si sta dedicando solo a Dawn of the Dark Age, che significa l'alba di un'era oscura, giusto? Ma tu in contemporanea hai altri 3 progetti. Notturno, Amen e Incantum sono 4 progetti musicali metal, quindi da quel viaggio in Norvegia ti si è riaperta la porta adolescenziale, perché io mi ricordo quel poster dei Pantera a casa tua quando facevamo lezione, quindi significa che... Franco non lo sa. Però mi sono divertito, quando ero piccolo mi sono divertito a casa tua. No, ero sempre curioso di vedere cose particolari. Vabbè, comunque, questo per dirti, sei entrato a gamba tesa nel mondo metal, perché poi con questi 4 progetti musicali tu affronti diverse branche, folk metal, black metal, power metal, cioè diciamo un po' tanti sottogeneri del heavy metal, e sei arrivato quindi con Transumanza a questo 8° album. Sì. Mi sono permesso di fare questa distinzione, correggimi se sbaglio, possiamo separare un po' queste 2 epoche. La prima sono i primi 5 album, che sono quello dei 6 Elements, quindi 6 elementi, e poi questo nuovo trittico con La Tavola Osca, Le Forche Caudine e Transumanza. Transumanza, l'ultimo album, mi posso permettere di dire, con un suono un po' più, per quello che posso capire io, maturo. Possiamo dirlo questo? Beh sì, è sicuramente quello che, essendo un po' più la trilogia, il senso della trilogia era un po' tipo madre, padre, figlio. Perfetto. Un po' quella era l'idea della Forche Caudine, era un po' il discorso più vicino all'uomo. Transumanza è proprio la madre. Cioè, Transumanza, noi pensiamo sempre ai pastori che se ne andavano, ma le donne che rimanevano sui monti abruzzesi, ecco, ma perché con fogli, le voci femminili. Tra l'altro, Transumanza è il primo album dove utilizzo su Dawn of the Dark Age la voce femminile, non casualmente, questo è da dire, perché, e anche le foto che ci sono, è un disco più dedicato, anzi quasi maggiormente, alla figura femminile, perché quando uno pensa a Transumanza pensa alle mandrie, pastori, e i pastori sì, sicuramente stare fuori 7-8 mesi non era facile. E ho avuto anche una testimonianza di mio nonno, che mi diceva che passavano anche da queste parti, che sono riuscito ad inserire alla fine. Questa è una cosa che per me è senza prezzo, sono riuscito a rubargli
3-4 minuti col telefonino nascosto, perché se vedeva il telefonino figura non avrebbe spiccicato una parola. Quando ho visto che non me l'aveva mai detto, questo poco prima che lo chiudessi, e quindi c'è questa testimonianza alla fine del disco che racconta che effettivamente passavano da queste parti anche. E questa cosa è meravigliosa, questa è un qualcosa che effettivamente ti, diciamo, ti fa tornare qui, ma ti porta sui monti, monti più alti, monti abruzzesi. E come dicevo, ho conosciuto un signore che è stato uno degli ultimi a fare la transumanza vicino Roccaraso, e mi ha raccontato delle storie da brividi. Mi stavo sentendo male, mi ero promesso di andarlo a registrare, poi non ci sono state più occasioni e quant'altro. E morale, figura femminile era tosta, stare da sole con tutto a procacciare legna, cibo, freddo, gelo, e parliamo di tanti anni fa. Quindi è un disco, sì, che porta da quelle parti, dal mare e quant'altro, ma sicuramente c'è una componente legata alla figura femminile importantissima, che è una percentuale molto più alta di quella maschile. Ma perché hai scelto di fare un disco sulla transumanza? Perché mi doveva chiudere quel trittico, okay, lì. Quindi è questa tua evoluzione, perché tu a un certo punto, ecco, sei rimasto folgorato da Tavola Osca, Popolo Sannita, detto ok, voglio indagare l'evoluzione, permettetemi questo passaggio, da un carattere un po' più guerriero a quello pastorale che si conosce. Sì, anche fine, se diciamo, c'è un bel scalo temporale molto ampio. Però se effettivamente ci pensi, dei Sanniti ancora sappiamo poco, anche se negli ultimi 100 anni sono stati tirati fuori tante fonti che finalmente ridanno lustro, e speriamo che siano sempre di più e che investano sempre di più per ritirare fuori. Ma proprio qui secondo me ogni angolo che si scava in Molise potrebbe uscire, cioè tipo Roma, tipo i fori imperiali, quindi c'è il mondo. Vediamo che succede nei prossimi. Io aspetto ancora che tirino fuori l'URSS, dove l'orto sacro a Capracotta, dove facevano i riti. Senti, concludiamo, progetti futuri, avrà un continuo, okay. O stai cambiando, puoi dirla questa cosa? Perché vabbè, so che con Incanto... No, allora, gli altri progetti, sì, giusto un accenno, poi devo essere sincero, delle etichette mi hanno chiesto di cambiare, di spaziare un pochino, cosa che non ho fatto per assolutamente, io faccio tutto ciò che mi dice... soprattutto il cuore più che la testa, quindi non mi adeguo a nessun tipo di... Se un'etichetta prova a dirmi sì, però questo disco deve essere un po' più, deve essere un po' più... Non troveremo mai un accordo. Il disco, come ce l'è mai, cioè ci metto il tempo che serve, quando è finito deve andare bene così. Così troviamo un accordo, se no no. Quindi su questa cosa, Incantum è un progetto che ha a che fare col mondo dell'Inquisizione, che ha a che fare col Medioevo, un periodo buio. E, mentre Amen è un progetto particolare, di cui molto più sperimentale, ancora più di Donova Dark Age, e uscirà un disco a novembre con Amen che si chiamerà Argento. È un disco dove ho sentito l'esigenza di ritornare alla musica bella che facevo, alla musica classica, e classica, jazz, blues, non c'è metal assolutamente. È una cantante torinese molto molto intrigante. È un disco dedicato a 5 film di Dario Argento. Si chiamerà Argento e uscirà a novembre per la stessa etichetta, My Kingdom Music. E poi il progetto notturno, un progetto un po' più intimo, con un'etichetta canadese, con che uscirà un disco il 6 ottobre, il giorno del mio compleanno, il terzo album di notturno. Diciamo che a casa ho un laboratorio aperto. Mi piace, come dicevamo prima, Francesco ha detto artista, non sono un artista, sono uno che mi piace... sporcarsi le mani con la musica. E tu sei un artigiano, perché ti piace sporcarti le mani con tante altre cose, ma anche con la musica, perché questo me l'hai detto. E a seconda del mood che ho, vado su, accendo il computer, inizio a lavorare, ho qualche idea, ok, potrebbe andare bene su quello, progetto notturno, progetto Donova Dark Age, progetto, non ho assolutamente scadenze, questa è un'altra clausola che nella mia mente non esiste. Che non opprime nemmeno... diciamo la voglia di costruire, voglia di scrivere. Esatto, perché se Transumanza non era pronto lo scorso anno e non poteva uscire a dicembre 2024, 2023, scusami,
sarebbe uscita un altro anno. Cioè non ho assolutamente fretta, oppure mi prendo dei tempi larghi perché poi so che ho bisogno di maturarlo il disco. Poi quando pensi che è finito, lì dici ok, fermati 3 mesi senza ascoltarlo, senza... Come dicevo inizialmente, sono abbastanza nauseato dopo che ci lavori per anni e anni e anni su un disco, perché poi mi vedo tutta la parte fino all'editing e poi mando solo in missaggio il disco, quindi tutte le cose devono essere al puntino, me le devo vedere io. Quindi su questa cosa, quando il disco mi prendo questi 3 mesi, quando lo riascolto, se è ok, lo mando a missare, lo mando all'etichetta, fanne quello di ciò che vuoi nel senso... Decidiamo una produzione, diciamo che cosa fare, fare la tavola osca uscita su un box set con le due tavole, con le due facciate della tavola, con altri gadget e altre cose. Transumanza per fortuna è uscito su vinile, perché su questo genere è ancora... È bellissimo però. C'è un vinile nero e un vinile gold. Un vinile gold. Sì, e quindi diciamo che sono uno spirito libero su questa cosa qui e non mi posso adeguare assolutamente... Ma questo è un po' caratteriale. Qualcuno ha detto sì, ma alla tua età, e ho detto no, ma non è alla mia età. Caratterialmente non mi sono mai adeguato a cose che non mi interessava fare, dico la verità. Se una cosa mi piace la faccio e non ci dormo la notte, loro sono testimoni, i miei genitori, veramente non ci dormo ma per tanto tempo. Questo è perché? Perché magari ti viene l'idea giusta che tu cerchi da mesi e arriva in quel momento, quindi ti passa il sonno alle 3 di notte, vado in studio e la danno a registrare. E quello magari ti dà lo spunto per proseguire e per andare avanti. Bene. C'è un bel applauso a Vittorio. Grazie, grazie. Prima di salutarci, ultimo brano, Preghiera pagana del ritorno, poi un salutino al volo e niente.
Grazie. Allora, grazie ancora per essere venuti, per essere stati presenti in questo ascolto guidato in un genere completamente diverso. Mi ha fatto molto piacere, non mi aspettavo. Ma tu me la potevi fare questa? Hai visto? Questo è ti ringrazio, prendo un grandissimo complimento. Io a voi. Non mi aspettavo una risposta così, sono molto felice. Spero di avervi lasciato un po' di curiosità per un qualcosa di diverso. E soprattutto tornate a casa, pensateci, dormite, poi magari domani mi chiamate, mi dite Francesco non mi è piaciuto, sono contento lo stesso perché qualcosa vi ha portato a pensare un po' di più rispetto alla musica che consumiamo un po' tutti i giorni, io in primis. Quindi grazie ancora per esserci stati, grazie a Vittorio, grazie a voi. Se qualcuno vuol comprare un CD oppure il vinile, Vittorio ha portato qualche copia, magari ci mette una griffa sopra, che dici? Vabbè. Sta, intanto a me me la fa la dedica perché non ce l'ho. Grazie ancora. Adesso c'è fuori un piccolo, cioè un piccolo aperitivo, sta più uno spumante, non lo so. Va bene, visto che sei nostro ospite, noi vogliamo ospitarti in questo modo. Va bene, grazie ancora per esserci stati. Grazie.